Stefano Visconti di Federalberghi, presidente del Consorzio Turistico Riviera del Corallo e uno dei promotori del fondo Salva Ryanair e poi di quello che è stato ribattezzato il progetto Destinazione Sardegna. Come sta andando? Procede perché è un progetto, quello di Destinazione Sardegna, come si intende dalla desinenza, che è allargato a tutte le imprese della Sardegna, in particolare a quelle del nord. Parte da un'idea di Federalberghi Provincia di Sassari, è vero, poi si allarga a tutte le imprese della Nord Sardegna grazie all'azione di Camera di Commercio. È un fondo straordinario che l'impresa accumula per fare investimenti. Non salva nessuno, salva il traffico aeroportuale ad Alghero, non tanto il traffico Ryanair. Quello è l'obiettivo strutturale insito nella raccolta del fondo. Abbiamo un'emergenza, salvare la stagione 2016. Cerchiamo di farlo con ordine, acquistando trasporto aereo e non aerei, e questa è una differenza sostanziale. Il nostro fondo serve per acquistare un servizio, quello aerotrasportato. Non serve per mettere in piedi flotte. È lontano dal progetto Go in Sardegna proprio perché non vogliamo fare il mestiere degli aerei di coloro i quali trasportano persone per via aerea, vogliamo semplicemente usufruire di un servizio e farlo con i soldi nostri. L'obiettivo è 1 milione di euro, raccogliere 1 milione di euro in circa un mese. Ci siamo, Visconti? È un obiettivo ambizioso che tende a cambiare la mentalità delle imprese di questa parte di Sardegna. Per ora sono arrivati 150 bonifici in 10 giorni lavorativi, è un piccolo miracolo, è un modo nuovo di pensare al nostro futuro, è un modo che tende a mettere la politica nella sua giusta posizione, senza però chiamare fuori le responsabilità delle imprese, degli imprenditori, che da investimenti mirati sul marketing territoriale ne hanno poi le dirette conseguenze, se l'hanno fatto bene. Ha parlato di emergenza Ryanair, non è solo lei a farlo, 14, meno 14 rotte da Alghero, meno 8 da Cagliari, non la preoccupa il silenzio della politica in queste ultime settimane? La politica con le imprese non è mai stata zitta, ci siamo incontrati tante volte, ha garantito di fare la propria parte, così come ha fatto capire molto chiaramente che anche l'impresa a questo giro deve fare la sua. Noi ci siamo armati, stiamo partendo, cerchiamo di arrivare insieme all'obiettivo. La società di gestione dello scalo algherese, la Sogel. È un tassello fondamentale perché noi non abbiamo né le competenze né le conoscenze per poter interloquire direttamente con i vettori aerei. Lo facciamo con fiducia per il tramite della società di gestione aeroportuale. Glielo chiediamo, è ottimista? Sempre bisogna esserlo, chi fa impresa lo deve necessariamente essere, senza però trascurare il fatto che è un'operazione molto difficile proprio per